Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi presento e vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato al sistema Zeno 4G e alla centrale senza fili ed al sistema 1068010, la nuova centrale antintrusione. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili, troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo sul proprio smartphone o tablet. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete più corretta. Vi segnalo inoltre che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone, o sempre nella sezione documenti all'interno della dashboard tramite il PC. Essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o nella mail di conferma iscrizione o nella mail di promemoria di questa mattina. Durante questo corso faremo anche delle prove pratiche di programmazione, quindi vedremo, scopriremo insieme come sarà semplice programmare i nostri impianti antintrusione. E momentaneamente passo la parola al collega Luigi Sgueglia per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. A te, Luigi. Buonasera a tutti, salve, sono Sguiglia Luigi, sono consulente tecnico commerciale per la filiale campania della Urmet e stasera farò da spalla al collega Marzio Marini in questo webinar. Prima di iniziare volevo presentarvi la nuova iniziativa Urmet. Urmet Premiati, questa promozione è un'iniziativa dedicata prettamente agli installatori che ci permette di accumulare punti per ricevere i premi a catalogo. Usarla è semplicissima, basta scaricare l'app Urmet Premiati, registrarsi, scansionare il QR code presente in alcuni dei prodotti che sono presenti al nostro catalogo ed è riconoscibile tramite l'iconcina che troverete sullo scatolo e una volta collezionati i punti potete scegliere il premio consultando il catalogo appunto a bordo dell'app. Perfetto, avete visto, ringraziamo Luigi per la breve introduzione. Prima di iniziare la presentazione vera e propria, vi voglio lanciare il nostro primo sondaggio della presentazione, in cui vi veniamo a chiedere delle informazioni se conoscete già la nuova centrale wireless Zeno 4GP, quindi la centrale che ha sostituito la precedente senza fili. Tra le risposte avete sì, ma ancora non ho avuto modo di installarla, sì, l'ho già installata. Oppure no, non conosco la centrale Zeno della Urmet, quindi non sono a conoscenza della disponibilità di una centrale senza fili del marchio Urmet. Vi lascio qualche secondo per rispondere per questo sondaggio conoscitivo, così vediamo un po' la nostra platea di quali partecipanti si compone e possiamo andare a vedere quelli che possono essere i risultati e le vostre risposte, le andiamo a commentare insieme. Vediamo praticamente che in molti già conoscete ma non avete avuto modo di installarla, qualcuno già ha avuto il piacere di installarla. La metà di voi partecipanti non conosce la centrale Zeno senza fili, quindi sarà un piacere scoprirla insieme. Perfetto, possiamo chiudere i risultati, andare avanti nella presentazione e quindi entrare nel vivo e scoprire la nostra nuova centrale Zeno 4GP. È una centrale che, come vedete, può andare bene sia per gli ambienti residenziali, ma comunque sia tranquillamente anche per quelli commerciali e per gli uffici, perché a bordo abbiamo la possibilità di gestire protocolli numerici per istituti di vigilanza, quindi comunicare con quelle che sono le sale operative. Ha un sistema bidirezionale flessibile e facile da installare, quindi è un sistema che comunica continuamente con i dispositivi adesso connessi e vedrete che è facilissimo da installare perché i dispositivi sono senza fili. Hanno le loro batterie a bordo, hanno la guida LED come tastino per essere acquisiti, quindi in 448 una volta fissati non hanno necessità di essere riaperti per essere acquisiti dalla centrale. La connettività è alla base del sistema Zeno perché grazie alla possibilità di inviare quelli che sono allarmi vocali, SMS, immagini, mail, notifiche push e protocolli numerici possiamo sempre essere informati di cosa sta succedendo sul nostro impianto. A sicurezza per quanto riguarda il sistema, abbiamo la possibilità di avere la supervisione di tutti i dispositivi connessi nel sistema Zeno. L'anti-jamming, quindi la centrale si rende conto se per caso la sua portata radio è disturbata da una qualsiasi altra comunicazione.
E l'installatore è aiutato grazie alla misura del segnale di campo che riesce a ottenere grazie all'interrogazione di ogni singolo dispositivo, quindi riesce a capire facilmente se dove va a posizionare quel dispositivo. Il segnale ricevuto dalla centrale è sufficiente a far gestire il sistema. Inoltre è un prodotto che è certificato secondo le norme EN54131 come grado 2. Tra le caratteristiche tecniche e dei vantaggi, vediamo che abbiamo a disposizione nella centrale un doppio vettore di comunicazione che poi approfondiremo nelle slide successive. Quindi abbiamo a disposizione sia un comunicatore GSM con tecnologia 4G e sia un comunicatore IP. Il sistema può essere gestito per l'utente finale con un'app MyZeno, sia per il sistema Android che iOS, è completamente gratuito. Contestualmente è disponibile anche un pannello di controllo web, quindi anche dal mio computer, mi basta avere internet e la centrale connessa, riesco tranquillamente a gestire il mio impianto da seduto dalla scrivania magari del mio ufficio, con il quale poi computer riesco anche a fare una programmazione da PC. Possiamo configurare fino a 50 dispositivi all'interno del sistema, quindi anche impianti di medie dimensioni riescono a essere gestiti come il sistema senza fili Zeno. Il sistema poi vedremo che integra una videosorveglianza, integra la videosorveglianza grazie a dispositivi con fotocamera, quindi abbiamo dispositivi di rilevazione di movimento con fotocamera integrata e sono disponibili adesso come novità anche delle telecamere da inserire nel sistema. La portata radio del sistema Zeno è di 2 km in area libera, quindi come vedete è una buona portata radio che ci permette di raggiungere anche posti un po' scomodi o comunque di superare un piano e l'altro nelle villette a due piani. La centrale dispone di una sirena integrata, quindi è un altro accessorio in più che non va acquistato, ma lo trovate già a bordo del sistema. Il menu di programmazione è molto facile e guidato grazie al display. Abbiamo eventualmente anche a disposizione una funzione viva voce a bordo, quindi una funzione con cui possiamo fare una chiamata e magari se con mani libere riuscire a dialogare con l'interlocutore che abbiamo chiamato, magari per una chiamata di soccorso. Oltre a quelle che sono gli allarmi intrusione e manomissione, quindi i classici allarmi generati da un sistema antintrusione, possiamo gestire comunque allarmi coercizione e panico, sia in maniera silenziosa che eventualmente in maniera sonora. Le caratteristiche tecniche della centrale sono una connessione, come abbiamo detto, bidirezionale, quindi con tecnologia ZigBee e frequenza di 868 MHz. Insieme alla centrale viene fornita a bordo una batteria da 6 volts da 1100 mAh, quindi è un altro accessorio che non va acquistato, ma lo trovate già fornito insieme, come ricordo, con la sirena interna della centrale. Possiamo connettere al sistema dei 50 dispositivi fino a 6 rilevatori con fotocamera integrata che possono inviarci delle immagini sia a seguito di allarme che a seguito di richiesta manuale tramite l'applicazione o tramite il portale web. Riusciamo a parzializzare il sistema Zeno in 3 settori differenti più un settore comune, quindi comunque riusciamo anche a suddividere in maniera flessibile il nostro impianto. Possiamo configurare fino a 20 utenti tra codici e telecomandi che possono gestire il sistema, che ha una memoria a bordo di 220. Riusciamo a registrare 3 o 6 foto da ogni dispositivo con fotocamera a seconda della definizione che andiamo a richiedere al dispositivo, che andiamo a configurare nel dispositivo. E riusciamo a fare delle attivazioni del sistema e disattivazioni sia tramite telecomandi che tastiere, la tastiera di bordo della centrale, eventualmente lo smartphone o comunque anche un PC. La grande novità del sistema che si è evoluto, perché da una centrale 3G siamo passati a una centrale 4G che ulteriormente ha integrato quella che è la connettività IP, ci permette di connettere la centrale ad internet in maniera in una doppia maniera, quindi possiamo connetterla sia con un cavo LAN tramite un modem router alla linea DSL, sia con una SIM 4G all'interno della centrale. Nel momento in cui abbiamo entrambe le connessioni, la connessione 4G funzionerà, avrà la funzione di backup nel momento in cui per qualche motivo la connettività internet tramite la DSL viene a mancare. Nel caso in cui utilizziamo entrambe le connessioni, comunque, e il sistema 4G non è utilizzato per connettersi al cloud, sarà utilizzato tranquillamente per inviarci magari SMS o messaggi vocali. Quindi, grazie a queste due connettività, riusciamo ad avere il completo controllo del sistema e a ricevere tutte le informazioni che vogliamo. Una volta che la centrale è connessa al cloud e connessa ad internet, tranquillamente poi con il nostro smartphone o con il portale web andiamo a gestire quelle che sono le funzioni, a gestire completamente l'impianto, a richiedere informazioni dai nostri dispositivi, richiedere immagini ed eventualmente anche ad escludere quelli che sono i dispositivi che potrebbero generare dei problemi durante gli inserimenti.
Grazie alla connessione in rete LAN con OTP, sia che sia essa diretta con un PC o passante tramite un modem router dove posso connettere anche il mio PC, riesco a fare quella che è la programmazione della centrale, quindi tutte quelle che sono le programmazioni che possiamo fare tramite la tastiera di bordo, riusciamo a farle anche con il PC tramite una normalissima pagina web server, quindi non abbiamo bisogno di un software dedicato, ma con qualsiasi browser internet riusciamo a connetterci con la centrale e ad effettuare tutte le programmazioni del caso, che poi vedremo come con prova pratica. La centrale nasce con un indirizzo IP fisso, ma nel momento in cui per qualche ragione dovessimo andare su un impianto dove questo indirizzo IP è stato modificato per qualche ragione o per esigenze tecniche a seconda della rete su cui viene installata, è disponibile un Finder Tool, quindi un piccolo applicativo che potrete trovare tranquillamente sul sito Urmet, scaricabile liberamente, che ci permette di individuare in rete la centrale e rilevare quello che è il suo indirizzo. Eventualmente riusciamo anche a fare delle modifiche per quanto riguarda la parte di rete dell'indirizzamento della centrale. Grazie al computer, come abbiamo detto, riusciamo ad andare a programmare la centrale con un menu molto molto semplice, una pagina molto intuitiva, non ricchissima di informazione per non disperderci, ma molto direttiva, e facilmente portiamo al termine quella che è la programmazione della nostra centrale. La grande novità del sistema Zeno è la telecamera IP Wi-Fi dedicata per interno, quindi avrà codice 1051004. È una telecamera disponibile per il sistema Zeno, quindi possiamo montarne fino a 4 su ogni centrale. Una telecamera da 2 megapixel con un obiettivo grandangolare, un illuminatore infrarosso fino a 8 metri di portata. Permette la connessione sulla rete LAN o tramite cavo cablato, quindi classico cavo OTP e connettore RJ45, oppure tramite connessione Wi-Fi senza fili. La telecamera può essere abbinata a quelli che sono i sensori di allarme, quindi a seguito di un allarme possiamo ricevere un filmato dalla telecamera, o eventualmente può essere anche gestita tramite motion detector, quindi impostando il motion detector all'interno della telecamera, riceveremo sulla nostra applicazione, che è l'applicazione MyZeno con la quale gestiamo già l'impianto antintrusione, dei filmati a seconda delle impostazioni che diamo di durata di registrazione sulla nostra applicazione che possiamo rivedere quando vogliamo. Eventualmente possiamo anche noi richiedere tramite l'applicazione dei brevi filmati dalle telecamere, quindi andiamo a completare quello che è un sistema antintrusione anche con una videosorveglianza con queste telecamere. La telecamera 1051004 a bordo ha una piccola memoria RAM per salvare quelli che sono i filmati a disposizione, ma volendo comunque è disponibile uno slot per schede micro SD ci permette di ampliare la sua memoria fino a 32 gigabit. Inoltre, oltre ad avere quello che è il filmato, possiamo anche ad avere un audio bidirezionale tramite microfono e altoparlanti integrati, quindi come vedete è una telecamerina completa. Grazie alla sua pagina web di configurazione, anche qui andiamo a configurare quelli che sono tutti i suoi parametri, come luminosità, saturazione e contrasto. Possiamo impostare anche una data e un'ora da imprimere sull'immagine eventualmente. La connessione con il sistema Zeno avviene tramite, come abbiamo detto, o tramite rete LAN, quindi con connessione cablata, oppure tramite connessione Wi-Fi al modem router sul quale dobbiamo connettere la nostra centrale Zeno. Quindi riusciamo ad effettuare l'abbinamento telecamera centrale Zeno solamente se la centrale è collegata con connessione cablata al modem router. Se la nostra centrale è connessa solamente con combinatore interno, quindi con rete 4G, la combinazione telecamera e centrale non possiamo andarla a realizzare. Quindi in questo caso siamo obbligati a connettere in maniera cablata la centrale al modem router di casa, dove andremo a connettere anche le telecamere. Ulteriormente, le telecamere comunque hanno a bordo un flusso video RTSP, quindi grazie a questo flusso video possiamo andare eventualmente a mettere nella stessa rete dove andiamo ad installare le telecamere un NVR che riesce a gestire i flussi video RTSP. Andando a fare le dovute programmazioni, possiamo eventualmente anche registrare continuamente quelle che sono le immagini riprese dalla telecamera, quindi abbiamo già la stringa a disposizione, la inseriamo all'interno del nostro NVR. E contestualmente andiamo a registrare quelli che sono i flussi video ripresi dalla telecamera. Quindi riusciamo ad avere sia un abbinamento di registrazione continua che eventualmente un abbinamento di immagini trasferite sull'applicazione nel momento in cui andiamo ad associargli dei sensori antintrusione e viene generato un allarme.
La telecamera all'interno ha una gestione di un motion detector suddiviso su due zone di allarme, quindi una volta impostate e impostati anche i tempi di pre-registrazione e post-registrazione, tutte le volte che la telecamera dovesse generare un evento di motion, le immagini riprese dalla telecamera verranno trasferite automaticamente come notifica o nell'applicazione o nel portale web e sono consultabili molto facilmente, basta cliccare su quella che è la notifica. Inoltre, per garantire la privacy degli occupanti dell'ambiente dove vengono installate le telecamerine e il sistema Zeno, abbiamo a disposizione quello che è il tasto privacy o comunque sia proprio un sistema di privacy automatico della telecamera, ossia la telecamera verrà attivata dal sistema Zeno solo nel momento in cui verrà attivato il settore a cui appartiene. Quindi nel momento in cui l'impianto è disinserito oppure inserisco un settore in cui la telecamera non è associata, automaticamente la telecamera è in modalità privacy e non riprenderà alcuna informazione. Solo nel momento in cui andrò a inserire il settore relativo alla telecamera, questa entrerà in funzione e quindi comincerà a riprendere le immagini video. Passo ora la parola a Luigi per un breve sondaggio e per la presentazione delle successive due slide. Grazie. Sì, allora, iniziamo con il sondaggio iniziamo con le due slide della GTC51, Marzio. Vai con il sondaggio, vai con il sondaggio. Ok, il sondaggio, quante telecamere da GTC51004 può gestire nel sistema Zeno? 2, 4 o 6 per ogni centrale? Vediamo un po' le risposte degli utenti. Per vedere se siete stati attenti o meno. Vediamo ancora qualche secondo. Penso che possiamo condividere i risultati e vedere un po' i risultati. Condividiamo i risultati, vediamo. Bene, il 79% di voi è stato abbastanza attento. Qualcuno è un po' distratto, quindi ogni sistema Zeno può gestire per un massimo 4 telecamere 1051/004. 4 era la risposta esatta. Bene, se andiamo avanti con le slide. Ah, Luigi, queste sono Adesso le andiamo a slide. vedere e sì, io non le posso gestire. Allora, come abbiamo visto e come ha detto il collega Marzio, le telecamerine 1051004 possono essere gestite appunto dall'app Zeno, e questo è l'esempio dove nel menu impostazioni abbiamo la possibilità di dare un nome al dispositivo della telecamera per un massimo di 4, regolare il video, il volume dell'altoparlante e la configurazione wifi della telecamera stessa. Se la telecamera si porta a schermo intero, c'è la possibilità, visto che abbiamo la telecamera che ha un audio bidirezionale, di abilitare il microfono e richiedere il video che si sta vedendo in quel momento nella funzione di schermo intero e la richiesta di un fermo immagine di quello che stiamo appunto vedendo. Dopo gestirla con l'app Zeno, c'è la possibilità anche di gestire la telecamera, come abbiamo visto, mezzo portale. Se vediamo dalla slide seguente. Luigi, ti ringrazio. Adesso Tu che già passiamo a usa quello che Zeno, potrebbe possibilità essere. presenti e richiedere i filmati live di tutte quante, da 1 a 4. Credo che hai dei piccoli problemi di audio, almeno io ti sento un po' a tratti, non so se è la tua connessione che non funziona bene, Luigi. Comunque ti ringrazio.
andiamo avanti con il webinar e andiamo a cercare di effettuare delle prove pratiche di programmazione di una centrale Zeno. Quindi andiamo a condividere inizialmente quello che è il Finder, quindi l'applicativo di cui vi ho parlato all'inizio, che ci permette di ricercare l'indirizzo IP della centrale Zeno che è connessa sulla rete. Quindi una volta aperto, grazie al tasto Search, ci propone quello che è l'indirizzo che viene assegnato alla telecamera, alla centrale in quel momento. In questo caso la nostra centrale è connessa in modalità di HCP, quindi viene assegnato un indirizzo dal modem router. Grazie a questo piccolo softwareino, come vedete, è possibile poi andare a fare delle configurazioni di quella che è la rete della nostra centrale Zeno, quindi se dobbiamo configurarla prima di connetterla possiamo andare tranquillamente ad impostare quelli che sono i parametri a noi necessari per essere gestita facilmente dal nostro computer, inserire quello che è il suo nome utente e la password che trovate tranquillamente all'interno dei manuali, dopodiché confermando i parametri vengono salvati. Una volta che abbiamo i nostri parametri belli e pronti, ci basta cliccare sul tasto Open Web Page e automaticamente si aprirà quello che è un browser internet che ci permetterà di gestire la nostra telecamera, che adesso dovreste vedere a video. La prima cosa che ci viene richiesta è l'inserimento dell'utente e della password della centrale Zeno. Quindi inseriamo l'admin come utente e la password che abbiamo inserito in fase di registrazione. E dopodiché ci vengono proposti subito quelli che sono le informazioni della telecamera. A questo punto abbiamo un menu superiore in modalità orizzontale che ci guida passo passo al termine di quella che è la programmazione del sistema. Nelle informazioni ci vengono riportate quelle che potrebbero essere anomalie presenti nel sistema, in questo momento non sono presenti. Dopodiché passiamo con quello che è il menu impostazioni, dove abbiamo delle impostazioni della centrale e andiamo a vedere quelle che potrebbero essere quelle più importanti, come l'abilitazione del jamming, quindi l'eventuale controllo di presenza di disturbi radio. Quindi in questo caso, nel momento in cui l'abilitazione del jamming è attivo, la centrale si renderà conto se sono presenti delle portanti radio che potrebbero disturbare la propria connessione e ci fornirà una notifica tramite applicazione sui nostri smartphone o sul nostro portale web, indicandoci appositamente che potrebbe esserci un problema di comunicazione con i nostri dispositivi. Abbiamo la possibilità di fare il controllo ambientale con la chiamata a viva voce, quindi inserendo il numero di viva voce riusciamo a inserirci automaticamente all'interno della centrale e quindi fare un controllo di quello che è l'attività che si sta svolgendo all'interno dell'ambiente, oppure grazie al numero viva voce riusciamo a parlare con un interlocutore a mani libere, quindi in caso di emergenza o in caso di malore riusciamo comunque ad attivare questa funzione e a chiedere soccorso. Abbiamo la possibilità di abilitare un tamper esterno che viene riportato nella morsettiera dietro la centrale, quindi in questo caso se volessimo collegare un altro dispositivo o magari è predisposto per collegare una sirena ulteriore filare, abbiamo a disposizione la possibilità di gestire un tamper di un dispositivo esterno. Nell'immagine dell'allarme IR camera invece vengono riportate quelle che sono il numero di fotogrammi che vogliamo ricevere a seguito di richiesta oppure a seguito di allarme generato dal dispositivo, quindi a seconda della definizione che andiamo a richiedere possiamo avere 3 oppure 6 fotogrammi. Un'altra impostazione molto importante è l'ignorare guasto IP GSM, quindi in questo caso riusciamo, grazie a questa funzione, a disattivare quella che è l'anomalia relativa al vettore che non andiamo a utilizzare. Quindi se per caso utilizziamo solo, come nel mio caso, un vettore IP per connetterci alla rete internet e registrare la centrale del cloud, dovremmo ignorare quello che è il guasto GSM, che comunque possiamo andare ad utilizzare per eventuali trasmissioni di messaggi vocali oppure SMS. Nel momento in cui invece andassimo a utilizzare entrambe le connettività, disattiviamo questa funzione e il sistema avrà sia la connessione IP per connettersi alla rete e quindi al cloud, che eventualmente come backup la connessione 4G. Alla fine avete la possibilità di attivare il sistema senza codici, quindi se volete avere un'attivazione più veloce, magari quando state uscendo di casa oppure la sera per inserire un perimetrale, vi basterà schiacciare 2 volte quello il tasto relativo al settore interessato che si inserirà senza richiedere il codice, che comunque sarà richiesto in fase di disattivazione impianto per ragioni di sicurezza. Grazie alla pagina di configurazione dispositivi possiamo andare a configurare i nostri dispositivi e ulteriormente ad apprenderli. Quindi facciamo una piccola prova, apriamo quello che è il menu di apprendimento dei dispositivi. La della centrale in questo caso si mette in funzione di acquisizione dispositivi, non dobbiamo andare a fare altro che premere
il pulsantino che è la guida LED di ogni singolo dispositivo, che potrebbe essere un contatto magnetico, come ho fatto in questo caso. Quindi, come vedete, abbiamo acquisito quello che è un contatto magnetico, oppure un infrarosso a disposizione del sistema Zeno, e automaticamente verranno acquisiti del sistema. In questo caso ci basterà selezionarli e aggiungerli al sistema. Tornando nella sezione dispositivi, troveremo questi due dispositivi impostati e pronti per essere configurati. Ulteriormente, sempre da questa pagina di apprendimento, riusciamo ad acquisire anche quello che potrebbe essere un organo di comando, quindi un telecomando. Anche qui andiamo a pigiare uno dei quattro tasti del telecomando, aggiorniamo la pagina e vediamo che è stato appreso dal sistema. Una volta appesi i nostri dispositivi, scusate, ma non l'ho acquisito, l'ho solamente portato all'interno, ne rifacciamo la procedura, aggiorniamo la pagina, lo selezioniamo e lo aggiungiamo. Automaticamente lo andiamo a trovare di qua, e a questo punto ogni singolo dispositivo può essere configurato come meglio crediamo. Quindi, per esempio, il telecomando può essere associato ad un utente che posso nominare in modo tale da essere visto poi nel registro eventi. E successivamente vado a associare al tasto di parzializzazione quella che potrebbe essere il parziale interessato a secondo delle esigenze del mio impianto. Quindi potrei scegliere un parziale A, e al tasto di panico associargli un panico silenzioso senza sirene. Salvare l'informazione e passare alla programmazione di un altro dispositivo, come potrebbe essere un contatto magnetico. Anche qui dovrò andare a inserire un nome che poi verrà registrato all'interno della centrale e magari visto all'interno delle notifiche della memoria eventi, decidere su quale settore inserire il dispositivo che stiamo programmando. Nel nostro caso lo possiamo associare a un comune, eventualmente dargli delle altre funzioni, quindi disabilitarlo per escluderlo, abilitazione del report per registrare i suoi stati all'interno della memoria eventi, oppure, se per caso ho dei dispositivi che mi permettono di collegare dispositivi esterni, eventualmente ge gestire contatti normalmente aperti. La funzione campanello ci permette di avere una notifica nel momento in cui il dispositivo viene aperto e chiuso ad impianto disinserito, solitamente utilizzato all'interno dei negozi quando viene aperta la porta e magari potrei essere distratto e quindi non accorgermi che qualcuno è entrato nel mio locale. Così come abbiamo fatto per il contatto magnetico, possiamo tranquillamente andare a programmare quello che potrebbe essere l'infrarosso, sempre dandogli un nome e associandolo in questo caso magari a un altro settore, in questo caso istantaneo A, come abbiamo associato il tasto del telecomando. Salviamo e abbiamo programmato quelli che sono i nostri dispositivi. Successivamente passiamo a programmare quelli che sono i parametri, quindi in questa fase avete la possibilità di gestire quelli che sono i tempi di uscita o di ingresso al sistema. Potete decidere se attivare il sistema con anomalie, con una conferma, quindi nel momento in cui il sistema ha un'anomalia presente, avere una conferma, richiedere una conferma per attivare il sistema, oppure avere un'attivazione diretta. Eventualmente la gestione dell'allarme tampere, se volete che l'allarme tampere sia sempre gestito, quindi H24, sia gestito solamente con impianto inserito, i vari tempi di ritardo dei vari settori e parzializzazioni, ed infine le possibilità di impostare i suoni per ogni singolo evento. Quindi, per esempio, per il campanello avete tre modalità di volume associabili, così come per gli ingressi, per la scansione degli ingressi, del tempo di ingresso totale o parziale, dei tempi di uscita, del suono di avvertimento. E qui potete decidere anche se abilitare o meno quella che è la sirena interna disponibile nel sistema Zeno. Successivamente ci sono gli utenti, che in questo caso sono semplicemente configurabili come nominativo dal portale, perché vengono creati sul portale web di gestione dell'utente finale. In fase di programmazione posso al limite associargli quello che è un nominativo al quale vengono attribuiti. Nel GSM vado a programmare quelli che sono i parametri del GPRS, quindi punto di accesso a secondo del gestore che vado a scegliere. Sul manuale trovate già una piccola guida di quelli che sono i punti di accesso più utilizzati dei gestori più frequenti che vengono scelti per acquistare delle SIM telefoniche. Nella parte di rete troverete quelle che sono le impostazioni che avete già dato tramite il piccolo tool a disposizione, e alla fine dovete semplicemente andare a programmare quelli che sono i report. Quindi trovate già un report inserito, che è quello che ci permette di ricevere le notifiche all'interno dell'applicazione. Successivamente
Successivamente dovete andare ad inserire magari quello che è un numero di telefono e con una piccola dicitura iniziale, che come vedete trovate l'esempio in basso, per decidere se ricevere degli SMS oppure eventualmente se volete dei messaggi vocali dovete inserire la voce, la parola voce prima del numero telefonico. Quindi questa è la sintassi che trovate, che dovete inserire e che trovate anche qui in basso come esempio. Dopodiché potete dare delle precedenze a un numero rispetto a un altro e potete decidere se inviare tutti gli eventi, solamente gli eventi di stato o solamente gli eventi d'allarme. Quindi scegliete voi che cosa ricevere e che cosa inviare ad ogni singolo numero. Una volta fatto questo, la centrale praticamente è programmata e è pronta a disposizione dell'utente finale, che tranquillamente con il portale, come state vedendo in questo momento, una volta che è stata registrata all'interno del cloud, può essere tranquillamente gestita con le credenziali che ho inserito in fase di registrazione. Ricordo brevemente che per registrare la centrale all'interno del cloud Zeno dobbiamo prima di tutto registrare la nostra utenza, quindi andremo a registrarci noi come personalmente con il nostro utente, la nostra password e un indirizzo mail sul quale dovremo confermare la registrazione appena effettuata. E successivamente, in fase di accensione della centrale, nei primi 15 minuti abbiamo la possibilità di registrarla sul cloud inserendo quello che è il suo MAC address che trovate sul fianco della centrale. Quindi è disponibile un'etichetta sul fianco della centrale che vi permette tranquillamente di leggere quello che è il suo MAC address e quindi inserirlo nel sistema per essere gestito poi all'interno del cloud. Questa è la pagina principale. Nella parte alta vedete quella che è la possibilità di inserire magari una zona parziale del sistema direttamente tramite il dispositivo, oppure effettuare dei disinserimenti sempre inserendo quello che è un codice. A disposizione poi nella parte bassa avete le informazioni dei nostri dispositivi che siamo andati a programmare, quindi in questo caso ci danno l'eventuale informazione di una qualsiasi anomalia che potrebbe essere presente nel dispositivo, quindi se per caso il dispositivo non funziona correttamente o se per caso il dispositivo ha una batteria scarica. Ci dà anche l'informazione di stato, quindi se il dispositivo è tranquillamente chiuso, quindi nel momento in cui è un contatto magnetico andremo a controllare se le nostre porte e finestre sono chiuse anche a distanza. Eventualmente anche il vibratore infrarosso ci darà l'informazione del suo stato se per caso sta rilevando un movimento. Nei sensori con fotocamera trovate questa icona qui che ci permette di ricevere delle immagini a richiesta oltre che a seguito di allarme. Sulla parte destra avete un resoconto di quello che è lo stato generale della centrale. Questa è la sezione telecamere che prima Luigi vi ha illustrato tramite le slide, quindi purtroppo non abbiamo telecamere adesso fornite in questo piccolo esempio di impianto, però qui trovereste a disposizione le quattro telecamere da gestire completamente. Negli eventi sono presenti tutti gli eventi che vengono generati dalla centrale e quindi tutte le prove che magari andate a fare per controllare se il vostro impianto sta funzionando regolarmente o tutte le programmazioni fatte sono regolari ed eventualmente potete poi filtrarle a secondo di ciò che volete vedere. Quindi nei media troverete quelle che sono le immagini e i video ripresi dalle telecamere. Negli allarmi troverete il filtraggio degli eventi solamente riguardanti gli allarmi o i tamper dei vari dispositivi. Eventualmente, poi, nel momento in cui la memoria eventi è molto ampia, potete andare a inserire una data particolare per fare una ricerca un pochino più dettagliata del sistema. Alla fine avete la parte di configurazione, dove potete tranquillamente andare a configurare e a personalizzare i vostri dispositivi. Quindi, se per caso il nome che è stato associato in fase di installazione dell'impianto non vi aggrada, oppure quell'ambiente ha cambiato destinazione d'uso, potete tranquillamente, senza rientrare in programmazione della centrale, andarvi a cambiare tranquillamente il nome. E se per caso quel dispositivo per qualche ragione sta generando dei falsi allarmi e voi non siete sul posto, potete tranquillamente a distanza escluderlo tramite questo piccolo menu a tendina e automaticamente poi continuare ad avere il vostro impianto funzionante ed inserito e quindi proteggere quello che è la vostra abitazione. Contestualmente, sempre nelle configurazioni, abbiamo la possibilità di configurare altri utenti, quindi anche qui una funzione che è stata molto gradita dagli utenti del Bed and Breakfast, in questo caso dai gestori di Bed and Breakfast, perché a distanza, grazie al portale web, tranquillamente con il tasto più possono andarsi a configurare quello che è un utente, inserire quello che potrebbe essere un codice.
e quindi automaticamente inserire un nuovo utente in centrale senza dover fare una programmazione approfondita, quindi tranquillamente a distanza, grazie al portale riusciamo a fare queste programmazioni qui e quindi magari ad abilitare quello che potrebbe essere un nuovo ospite all'interno della nostra struttura ricettiva, che poi quando andrà via posso tranquillamente andare ad eliminare sempre da questa sezione che stiamo vedendo in questo momento. Infine, c'è la parte riassuntiva del sistema, quindi dove ci dà le informazioni di registrazione del nostro sistema e altri piccoli dettagli che abbiamo. Infine, la parte delle notifiche, quindi in questo caso avete la possibilità di scegliere, di decidere quali notifiche ricevere e su quali dispositivi inviare le notifiche. Quindi se non tutti vogliono ricevere tutte le notifiche del sistema, c'è cioè chi vuole ricevere solo allarmi o chi vuole ricevere solamente, oppure ricevere anche le anomalie. E in caso di riceverle tramite l'applicazione oppure nella parte bassa tramite email. Quindi anche qui in questo caso posso aggiungere eventualmente altri indirizzi email ai quali inviare le eventuali notifiche presenti nel sistema a seguito di eventuali allarmi o guasti a disposizione. Quindi come vedete questo è il portale web, in questo caso io sto gestendo la centrale tramite un portale, un web server, quindi tramite un classico browser internet, ma tutte le funzioni che abbiamo visto grazie a questo portale sono le stesse identiche che troverete all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili, come ricordo essere smartphone o tablet, e sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS, tranquillamente. Ora lascio la parola a Luigi per la presentazione delle prossime slide e ci rivediamo a breve. Provo a parlare senza video, magari vado più fluido visto i problemi di connessione che mi sono stati rilevati. Se vediamo la slide seguente a questa, potremmo notare che la centrale che ha presentato Marzio incipibilmente, e penso che è stato davvero, davvero esaustivo in tutti i suoi particolari, possiamo notare che e sul promo magazine attuale che è in scadenza fino al 31 maggio, e in un kit 1051901A, e oltre alla centrale, questo kit è composto da un telecomando di gestione, un infrarosso e un contatto magnetico, che poi si potrà ampliare con quanto detto nelle slide precedenti. Faccio presente che questo kit fa parte di un prodotto che partecipa appunto all'operazione apprendi presentata, costo 372 € più IVA. Detto questo, passerei a un altro argomento che completa il nostro webinar, ovvero la nuova centrale DC68/010. Se lanciamo il sondaggio, capiamo un attimo la nostra platea e come centrale. Ecco, allora, appunto il sondaggio: conosci la nuova centrale della serie DC68 modello 010? Le tre opzioni sono sì, ero a conoscenza delle novità, sì, e ne ho già installata una, no, non sapevo ci fosse una nuova centrale serie DC68. Diamo un po' di tempo per rispondere agli utenti, dopodiché lascio la parola a Marzio che ci farà conoscere benissimo questa nuova centrale. Possiamo condividere i risultati per commentarli insieme. Quindi ecco qui i risultati, vediamo che qualcuno è a conoscenza Oh, scusami Luigi, pensavo che avessi problemi di connessione, non ti avevo più sentito, quindi ti ho preso la parola. Prego, prego, vai. Vai, vai, no, io non ho. Perfetto, perfetto, no. Va bene, vediamo che la metà degli utenti che sono connessi non conoscevano che ci fosse una nuova centrale DC68, l'altra metà invece si divide tra quelli che addirittura hanno già installato un 13% e gli altri invece che comunque erano a conoscenza delle novità. Quindi speriamo questo 53%, soprattutto con le delucidazioni che ci dà presto Marzio, sarà ben disposto a provarla. Perfetto Luigi, grazie mille. Andiamo avanti e quindi scopriamo quella che è la centrale 1068010 che affianca la sorella minore, la 005 che abbiamo presentato l'anno passato in piena pandemia quando è stata la novità del momento Urmet.
Quindi in questo caso, come abbiamo detto, è la sorella maggiore, abbiamo una centrale sempre a bassa multifunzione. A questo punto abbiamo a disposizione 10 ingressi a bordo della centrale, quindi già nella centrale sono disponibili 10 ingressi che sono espandibili fino a 66. Questa espansione può avvenire sia in modalità filare che in modalità radio e vedremo i dettagli successivamente. La parzializzazione dalle quattro zone della centrale piccolina passa su otto zone, quindi giustamente un impianto più grande potrebbe avere necessità di maggiore suddivisione su più zone. In questo caso la certificazione secondo le norme N50-131 passa al grado 2. È sempre contenuta in un box plastico con linee arrotondate con una forma molto discreta, come vedete, ha sempre una chiusura a LED a vite con impronta a croce e a disposizione all'interno è presente un alimentatore da 1,5 A con la possibilità di alloggiare quella che è una batteria da 7 A. Tra i dettagli, come anche per la centrale piccolina, abbiamo la possibilità di che può essere programmata tramite l'applicazione 10687, ormai per chi conosce, insomma, il sistema 10688 non è una novità, quindi a disposizione per programmare la centrale abbiamo l'applicazione gratuita, sempre qui da trovare nello store, nel Play Store, a disposizione del sistema Android. Per quanto riguarda invece la gestione per l'utente finale, è sempre l'app Urmat Secure, quindi quella che ci permette di integrare anche i sistemi di videosorveglianza in contemporanea con quelli che sono i sistemi antintrusione, la possibilità sempre di aggiornare i firmware della centrale e delle periferiche grazie a una scheda micro SD, come vedete nella voce successiva, o tramite direttamente il tablet connesso con la centrale. E grazie a quelle che sono le schede radio possiamo andare a gestire una serie di dispositivi radio che sono poi quelli del sistema Zeno che abbiamo precedentemente visto. All'interno poi tra le caratteristiche principali centrale abbiamo la possibilità di avere menu multilingue, quindi anche nel momento in cui andiamo ad installarla magari in un ambiente in cui abbiamo dei personaggi stranieri, quindi che non parlano italiano, hanno a disposizione le lingue più diffuse in Europa. Per quanto riguarda la comunicazione con il mondo esterno, abbiamo dei vettori GSM con sintesi vocale integrata e anche la possibilità di connetterla tramite rete IP. Le notifiche possiamo averle vocali, SMS, email e notifiche push sull'applicazione. Abbiamo i dettagli durante le chiamate, quindi ci vengono fornite, oltre a quelli che sono gli eventi generati dal sistema, anche chi ha generato l'eventuale evento. La possibilità di protocolli digitali per essere connessi con istituti di vigilanza, quindi anche qui, oltre ad essere dedicata al sistema, ad ambienti residenziali, può tranquillamente essere installata in quelli che sono ambienti terziari o industriali, dove solitamente viene richiesto il collegamento con le sale operative. Inoltre, il combinatore GSM ci permette di avere le informazioni della scadenza SIM, quindi per ricordarci di ricaricare la nostra SIM, onde evitare che poi venga disattivata dal gestore telefonico, e in più abbiamo la possibilità di ribaltare tutti quelli che sono gli SMS entranti nel GSM, quindi nella scheda SIM inserita nel GSM, a un numero a nostro piacimento che inseriremo all'interno della rubrica. Tra i vari eventi che vengono gestiti dalla centrale, quindi il classico evento di furto e manomissione, ma ulteriormente, visto che la centrale si è ingrandita, abbiamo la possibilità di gestire pure una serie di eventi diversi, come potrebbe essere un panico o una rapina, quindi i classici eventi H24, oppure il classico telecomandino che tengo il pulsantino nascosto per dare una segnalazione in caso di emergenza. L'eventuale guasto di qualche dispositivo, quindi che vada a connettere nel sistema se voglio ricevere l'anomalia che quel dispositivo non sta più funzionando regolarmente, la possibilità di gestire anche degli eventi di allarme incendio, quindi solitamente quando magari ci viene richiesto anche la possibilità di inserire dei rilevatori di fumo all'interno del sistema antintrusione a completamento di quello che potrebbe essere un impianto, soprattutto residenziale, abbiamo la possibilità anche di un evento dedicato. Così come anche per il soccorso, per chiedere eventualmente soccorsi in caso di persone anziane, quindi potremmo legargli all'evento soccorso un telecomando che possiamo dare alle persone che hanno necessità. In caso di emergenza possono, tramite la pressione di un semplice tastino sul telecomando, gestire un evento di richiesta soccorso. Ma eventualmente possiamo anche andare a gestire quelli che sono gli eventi chiavi, quindi le possibilità di inserire l'impianto d'allarme da un dispositivo esterno. Quindi avete già a disposizione un inseritore dedicato a qualche funzione, tranquillamente dandogli l'evento chiave, possiamo associargli delle zone e andarla a inserire ogni volta che abbiamo delle commutazioni. La specializzazione degli ingressi è un po' come quella per il sistema 10.68 e come era anche per il sistema 10.67, quindi abbiamo la possibilità di programmarli normalmente aperto, chiuso, bilanciare, doppio bilanciamento.
e anche di essere a tapparella, quindi direttamente in morsettiere andiamo a gestire quelli che sono i famosi contatti veloci, non abbiamo più bisogno di quella che era la schedina con Tempuzzi. Tra le funzioni ausiliari, quindi i nostri ingressi, oltre a fare la funzione di allarme intrusione, possono tranquillamente gestire altre funzioni che potrebbero essere gong, luce di cortesia, apriporta, quindi avere la possibilità con un singolo dispositivo di avere due funzionalità. Oltre ad essere un semplice allarme intrusione, potrebbe essere un dispositivo che mi accende la luce al passaggio all'interno di un corridoio, o magari prima di arrivare all'uscita di un varco, aprire e sbloccare quella che è un'elettroserratura. Le uscite della centrale possono essere gestite e associate a qualsiasi evento che essa riesce a gestire. Nella centrale abbiamo a bordo un bus interno dove possiamo andare a collegare quelle che sono le periferiche di comunicazione con il mondo esterno, quindi come l'interfaccia IP per connettere internet alla centrale, o il modulo GSM GPRS per gestirla tramite combinatore con scheda SIM. Viene fornito già con l'antennina a bordo, ma nel momento in cui dovesse esserci la necessità di un segnale di ricezione scarso, abbiamo la possibilità di inserire quella che è un'antenna esterna. Inoltre, a bordo della centrale è possibile inserire un modulo radio che poi vedremo successivamente, è possibile inserire anche sul bus. Infatti, questo è il bus esterno, quindi dove andremo a collegare le nostre periferiche come tastiere ed inseritori di prossimità oppure di chiave elettronica a contatto, le nostre espansioni filari, che ricordo essere quelle del sistema DC67, quindi anche in questo caso nel momento in cui le dovreste avere ancora in magazzino per una rimanenza di un impianto già esistente, oppure comunque sia ricordate il codice e tranquillamente potete andarla a utilizzare senza problemi. Nel bus, come vedete, è possibile inserire anche quelli che sono i moduli radio, quindi grazie al nuovo sistema DC68 è stato ampliato il nostro impianto con dei moduli radio che, oltre ad essere inseriti a bordo della centrale, possono essere inseriti lungo il nostro bus appositamente, magari per andare ad avere una portata radio maggiore e quindi ricevere dispositivi in località anche periferiche. Inoltre, è stato aggiornato anche l'alimentatore supplementare del sistema DC67092, che ci permette così, oltre di avere a disposizione all'interno dell'alimentatore un concentratore a 8 ingressi e 3 uscite, ci permette comunque sia di rilanciare il bus, perché il bus, così com'è della centrale, riesce ad estendersi per 400 metri, ma grazie all'inserimento di più alimentatori 1067-092, il nostro bus della centrale può espandersi fino a un massimo di 3200 metri, quindi come vedete riusciamo a coprire impianti molto molto ampi, come potrebbero essere i camannoni industriali. La novità, insieme alla centrale 1068010 è la scheda bus radio, come vi dicevo, 1068017. In questo caso non siamo costretti a montare una scheda obbligatoriamente in centrale come era in precedenza, perché era presente solamente la scheda centrale, ma abbiamo a disposizione questo nuovo oggetto che possiamo collegarlo su bus e quindi portarlo un po' dove vogliamo andare a raccogliere i nostri dispositivi radio per avere una portata radio ottimale e quindi avere una ricezione ottima del segnale in caso di eventi di allarme dai nostri dispositivi senza fili. In questo caso di queste schede di espansione wireless su bus possono essere inserite due, non di più, quindi, però ogni scheda, come vedete, ci dà la possibilità di gestire fino a 28 dispositivi tra infrarossi e contatti magnetici, 4 sirene ogni scheda, 8 telecomandi e 4 tastiere radio, quindi il nostro impianto riesce ad espandersi notevolmente. Questo ci permette magari di avere una centrale base filare, quindi con tutti i passi di quello che potrebbe essere una centrale filare, ma poi andare a gestire anche una grande porzione di impianto radio. Tra i dispositivi radio che possiamo andare ad installare, come vedete, sono quasi tutti quelli che sono i dispositivi radio del sistema Zeno precedentemente presentato, ad eccezione di quelli che sono i rilevatori con fotocamera. Quindi avete tutti quelli che sono i dispositivi di rilevazione, che possono essere dei semplici contatti, contatti evoluti, dispositivi da interno ed esterno, singola tecnologia o doppia tecnologia, volumetrici o a tenda, e inoltre i telecomandi e le tastiere e le sirene senza filo. Passo ora la parola a Luigi per la presentazione delle successive due slide e dell'ultimo sondaggio a disposizione. Ok, allora riprendo la parola per presentare nello specifico l'alimentatore supplementare di cui già Marzio aveva accennato l'aggiornamento firmware, che è il 1067-032A, 1067-092,
Questa unità è dotata appunto da un repeater di espansione bassa per ulteriori 400 metri. Infatti la centrale già prevede un bus di 400 metri e installando più alimentatori supplementari di C67092 a 400 metri di distanza l'uno dall'altro, potremmo prevedere un'estensione di bus che supera appunto i 3 km. In più, ogni alimentatore con repeater ha a suo bordo già un'espansione dove ha 8 ingressi liberamente programmabili, un ingresso di sabotaggio bilanciato e 3 uscite. Queste 3 uscite, una è un'uscita a relè normalmente aperta e normalmente chiusa, mentre le altre due sono delle uscite open collector. In più l'alimentatore ha uno switching da 3 ampere e mezzo e un vano batterie per 12 volts. C'è la possibilità, ove mai non servisse un'estensione del bus così lunga, di alloggiare altre due espansioni 1067008. Oltre a questo, se andiamo a vedere nell'ultima slide, la configurazione massima del sistema della DC68010. In poche parole potremmo avere un totale di ingressi tra filari e radio liberamente, dove possiamo scegliere liberamente di 66 ingressi, che possono essere anche 65 filari e uno radio, oppure per un massimo di 50, 56 radio e 10 filari. 8 ingressi sabotaggio H24 bilanciati, 9 uscite relay normalmente aperte o chiuse e 19 uscite open collector, ovvero sono delle uscite elettriche. A questo si possono aggiungere 7 espansioni filari piuttosto che i 2 moduli radio. Appunto, i 2 moduli radio possono gestire un massimo di 56 ingressi radio, 16 telecomandi, 8 tastiere e 8 sirene. Infatti, il numero massimo di moduli radio installabili sono appunto 2. E quindi dividono gli 8 telecomandi, le 4 tastiere, le 4 sirene, appunto, in 8 rivelatori radio, e le 7 espansioni filari per un massimo di ingressi di 66. In più, per gli organi di comando possono essere installati su linea bus massimo 16 tastiere di comando, 16 inseritori e 32 chiavi che possono gestire questi inseritori. Se andiamo adesso con il sondaggio finale. Perfetto, grazie Luigi. Scusami, mi ero dimenticato il sondaggio. Grazie a te. Allora, per concludere il tutto, lanciamo l'ultimo sondaggio. Posso installare sia la scheda radio a bordo centrale che quella a bus dati? No, non posso installare le schede radio. Sì, l'importante è che non siano più di due. No, posso installare una sola scheda. Gli utenti si fanno l'ultima votazione. Vediamo se abbiamo lasciato qualcosa di nostro a voi e concludiamo. Lasciamoci un altro paio di secondi. Penso che possiamo condividere i risultati e commentarli, Luigi. Bene, bene, bene. Sono contento della risposta. Il 93% delle utenze ha risposto correttamente, ovvero l'importante è che non siano più di due, come abbiamo più volte ripetuto, ed è la risposta esatta per il 93% delle utenze. Perfetto, grazie Luigi, riprendo la parola e anche in questo caso andiamo a vedere una piccola programmazione dell'impianto, quindi andiamo a vedere come anche nel nostro caso è molto molto semplice andare a programmare un sistema 1068. In ogni caso, come abbiamo detto, abbiamo la nostra applicazione 1068.7 disponibile sul Play Store per dispositivi Android 10 pollici completamente gratuita, quindi potete scaricarla tranquillamente, creare la vostra utenza o utilizzare un'utenza che magari già state utilizzando per il sistema IOKIS o per altri sistemi URMET, inserirla e quindi creare il vostro impianto. A questo punto avete l'applicazione che vi permette di gestire e programmare completamente l'impianto antintrusione 1068, sia esso 005 che 010, e vedrete che con un menu che trovate sulla sinistra il sistema vi porta mano a mano a programmare completamente l'impianto. Quindi in questo caso iniziamo eventualmente con acquisire quello che potrebbe essere un inseritore presente nel nostro sistema. Come vedete, è stato acquisito facilmente, è bastata la pressione sul pulsantino a bordo dell'inseritore per essere acquisito. La centrale adesso lo sta leggendo e come vedete ce lo troviamo nel suo database. Successivamente
Successivamente andiamo a vedere quelli che sono i moduli opzionali che vogliamo abilitare, quindi in questo caso magari andiamo ad abilitare la nostra scheda radio presente all'interno della centrale. Basterà metterci un semplice flag perché la centrale già riconosce di per sé quelle che sono le schede che noi andiamo ad installare sulla sua scheda madre e eventualmente scegliere se vogliamo anche ricevere eventuali supervisioni in caso di anomalie di queste schede. Successivamente andiamo ad acquisire quelli che potrebbero essere dei sensori radio che abbiamo nel nostro sistema. Quindi in questo caso ci viene proposta l'unica interfaccia radio che abbiamo inserito, scegliere quali dispositivi vogliamo andare ad acquisire e la centrale si posiziona in acquisizione e come abbiamo fatto per il sistema Zeno non dobbiamo fare altro che andare a premere quello che è la guida LED a bordo del singolo dispositivo per essere acquisito. In questo caso ho acquisito un contatto magnetico ed eventualmente acquisisco anche un telecomando a disposizione. Chiudiamo e questi dispositivi appena acquisiti li troveremo all'interno del nostro database. In questo caso sono solamente acquisiti e non sono configurati, quindi da questo punto in poi, una volta creato il nostro hardware, lo andiamo a personalizzare a seconda delle nostre esigenze. Quindi la prima cosa da fare magari è andare a creare le nostre zone, quindi configurare una prima zona che potrebbe essere un perimetrale, dove andiamo a scegliere sia l'eventuale nomina che la modalità di attivazione. Eventualmente aggiungere una seconda zona che potrebbe essere una zona dove andiamo a gestire quelli che sono i sensori interni. Passiamo avanti dove possiamo andare a configurare eventuali utenti ulteriori oltre al master che troviamo già a disposizione e già abilitato. Successivamente potremmo inserire delle chiavi, quindi se abbiamo a disposizione delle chiavi di prossimità da installare nel nostro sistema, una volta acquisito il nostro inseritore, possiamo tranquillamente anche qui con il tasto acquisisci, scegliere l'inseritore sulle quali vogliamo acquisirle, passare le singole chiavettine sull'inseritore, quindi come vedete ho preso la chiavettina al taggino di prossimità e non faccio altro che passarlo davanti all'inseritore che lampeggerà per indicarmi l'effettiva acquisizione della chiave. In questo caso la nomina già gli era stata data, così abbreviamo un po' i tempi, quindi le sono andate a nominare e poi sono andate a scegliere su ogni singola chiave quale funzione voglio fargli fare, quindi se un controllo accessi, se uno stato zone oppure entrambe le modalità. E quale zona voglio associare alla singola chiave a disposizione. Passando avanti, avete i parametri di data e ora per poter modificare quella che potrebbe essere l'ora legale o solare del sistema, che comunque sia ha di default abilitato già il passaggio automatico. Eventuali parametri a disposizione del sistema, dove andare anche qui, per esempio, a controllare il controllo del jamming radio sull'espansione. Quindi, anche in questo caso, se per caso il sistema si accorge di una portante radio che disturba il suo segnale, anche in questo caso ci viene fornita una notifica o magari anche un SMS, una chiamata vocale. Eventuali tempi per gestire gli eventuali eventi generati dai nostri dispositivi, come l'allarme intrusione e le varie uscite comandabili impulsive o stabili, oppure ritardi di chiamata o guasti GSM vari. E in più entriamo nel vivo e vediamo come configurare quello che potrebbe essere un ingresso di centrale. Quindi scegliamo il primo ingresso e lo andiamo a programmare dandogli l'eventuale nome, che potrebbe essere contatto magnetico del portone. Dopodiché scegliere il tipo di ingresso e le altre funzioni varie che avete a disposizione. Programmare anche un secondo ingresso che potremmo associare eventualmente a una doppia tecnologia di una camera. E successivamente magari un terzo ingresso dove andiamo ad inserire quello che potrebbe essere un sensore a doppia tecnologia che andiamo ad installare su un balcone per controllare l'eventuale effrazione dall'esterno. Successivamente passiamo alle uscite. Per quanto riguarda le uscite, a disposizione in centrale avete già delle uscite preprogrammate, quindi se seguite quello che è lo schema elettrico riportato sul manuale della centrale non dovete fare nessun tipo di programmazione perché le uscite già sono predisposte per collegare quelle che sono sirene interne ed esterne ed eventuale stato zone da portare o sul LED accessorio oppure magari direttamente sulla sirena esterna. Eventualmente potete andare a programmare un'uscita a vostra disposizione, eventualmente comandabile, per accendere eventuali luci di un giardino, quindi in questo caso la specializzazione sarà un comandabile temporizzato e l'uscita sarà, in questo caso l'uscita numero 2 che ho appena programmato, sarà possibile comandarla a distanza tramite un telecomando, eventualmente anche tramite l'applicazione o tramite un semplice SMS che invio all'interno della centrale.
Posso configurare quella che è la tastiera a disposizione, quindi oltre ad associare singoli tasti per degli inserimenti rapidi, quelli che sono i settori del mio sistema, andrò a dire se voglio visualizzare anche la nomina dell'impianto e avere l'attivazione diretta senza codice. Ulteriormente, se voglio andare sempre dalla tastiera, andare a comandare quella che è l'uscita che ho appena configurato, quindi in questo caso decido di andarla a comandare e decido di scegliere quella che è l'uscita appena configurata per accendere eventuali luci del giardino. Andiamo a configurare anche il lettore di prossimità che abbiamo appena acquisito, quindi non dobbiamo far altro che associare ai suoi LED quelle che potrebbero essere le zone del mio impianto per avere un riporto di stato impianto e per associare lo stesso inseritore al comando di quelle zone. Così come abbiamo fatto per gli ingressi filari, andremo a configurare quello che è l'ingresso radio, quindi anche qui andiamo a dargli una semplice nomina, che visto che è un contatto magnetico, lo chiamiamo il contatto magnetico del balcone. Anche qui possiamo associarlo a una o più zone a seconda delle nostre esigenze e andare avanti e confermare. Successivamente abbiamo a disposizione quello che è il nostro telecomando che abbiamo acquisito, quindi anche in questo caso nominiamo il telecomando che magari diamo ai nostri genitori, decidiamo il tasto di attivazione totale che cosa dovrà attivare, nel nostro caso l'intero sistema, il tasto di parzializzazione ci attiverà solamente il perimetrale magari e il tasto di disattivazione se vogliamo disattivare tutto il sistema oppure vogliamo limitare anche in questo caso la disattivazione. Il quarto tasto a disposizione possiamo decidere di associarlo eventualmente o a un soccorso oppure a un evento antiladro o eventualmente come abbiamo visto avendo programmato un'uscita per accendere le luci possiamo associarlo a quella uscita e grazie a quel tasto magari al nostro rientro in casa. Automaticamente, una volta entrati al cancelletto, premendo il tasto, possiamo andare a accendere le luci del giardino e quindi avere l'illuminazione necessaria per arrivare all'interno dell'abitazione. Successivamente andate a programmare quello che potrebbe essere il combinatore telefonico, quindi inserite un semplice numero di telefono e al numero di telefono poi dovete associare quelli che sono eventuali eventi che volete ricevere in caso di allarme o anche di eventi di guasto, quindi scegliete voi quale andare a ricevere. Successivamente scegliete il tipo di invio, quindi se volete un invio vocale, un SMS oppure i protocolli digitali per gli istituti di vigilanza e eventualmente il vettore con i quali volete ricevere gli invii, quindi o il GSM o il PSTN per quanto riguarda gli SMS e i messaggi vocali, oppure la parte IP e GPRS per quanto riguarda i protocolli digitali per gli istituti di vigilanza. Andando avanti, la parte IP ci permette di decidere quale tipo di connessione dare alla centrale per registrarsi sul cloud e quindi essere gestita con l'applicazione, quindi avete a disposizione eventualmente sia la connessione Ethernet che una connessione Wi-Fi, quindi se riuscite a portare un cavo, tanto di guadagnato, effettuate una connessione cablata come in questo caso, oppure se per caso il cavo non è possibile passarlo per vari motivi di realizzazione impianto, andate a sfruttare quella che è la connessione Wi-Fi. In entrambi i casi potete decidere se avere un indirizzamento statico oppure un indirizzamento dinamico. Un'altra cosa interessante potrebbe essere il combinatore telefonico, dove andate a gestire ogni singolo giorno della nostra settimana in base a tre tipologie di giorno, feriale, prefestivo e festivo, e poi quelli che potrebbero essere i comandi. Possiamo fare un semplice esempio che magari tutti i giorni, quindi tutti i giorni feriali, voglio un comando di attivazione e confermo. Poi vado a personalizzare il mio comando e vado a dire magari che questo comando di attivazione alle 9 di mattina, per esempio, mi attiverà non una zona, ma eventualmente potrei attivare una chiave, quindi potrei far sì di abilitare la chiave della domestica che viene in casa a fare delle lavorazioni, quindi a un collaboratore domestico. Gli dico che la chiave è abilitata dalle 9 di mattina e successivamente dare un comando di disattivazione sempre durante i giorni feriali, che magari alle 11, sempre della stessa mattina, fa sì che quella chiave non entri più in funzione. Quindi nel momento in cui per qualche ragione la domestica smarisce la chiave o qualcuno si appropria di questa chiave e vorrebbe in qualche modo provare ad entrare, fuori dall'orario 9:11 la chiave non ha alcuna funzione, quindi ho una sicurezza maggiore nel momento in cui vado a dare un organo di comando a terze persone all'esterno del mio impianto. Successivamente nella parte operazioni avete tutte quelle che sono le operazioni di
attivazioni e disattivazioni del sistema con la possibilità di abilitare chiavi e utenti. E cosa molto importante, ricordatevi di entrare in questa parte qui di abilità e disabilità avanzate, dove nel momento in cui andate a gestire la vostra centrale tramite l'applicazione dovete abilitare la disattivazione impianto da remoto, altrimenti tutte le volte che andate a provare a disattivare l'impianto grazie all'applicazione non riuscite perché questo parametro è disabilitato. Durante la programmazione poi avete la possibilità di decidere se scaricare all'interno della programmazione una pagina per volta, quindi mano a mano che programmate, gestite e scaricate la singola pagina, così siete sicuri di non dimenticarvi nulla, oppure arrivati alle ultime pagine, quando ormai avete completato la vostra programmazione, scaricarla tutta insieme all'interno della centrale. Questo è un po' quello che è la programmazione della centrale, come vedete è molto molto semplice e alla fine è guidato, quindi passo passo vi porta l'applicazione a completare la programmazione, a gestirle, a fare delle prove per controllare che tutto ciò che avete fatto è regolarmente funzionante. Una volta che avete programmato la centrale, avete a disposizione quella che è l'app Urmet Secure, con la quale riuscite a connettere la centrale e a gestire tranquillamente quelle che sono le zone che magari avete configurato. Vedo che non... Eccola qui, la state vedendo in questo momento. Quindi in questo caso avete la doppia possibilità di inserire sia in sistemi di video di antiintrusione che sistemi di videosorveglianza contemporaneamente nella stessa applicazione. Una volta inseriti entrambi, potete fare anche un'associazione sensore-telecamera per ricevere eventualmente immediatamente quello che potrebbe essere un video legato al sensore che vi ha generato l'allarme. E poi all'interno dell'applicazione del sistema antintrusione avete la possibilità di gestire le vostre zone che siete andati a creare nel sistema. All'interno di ogni zona poi vi permette di vedere quelli che sono i sensori associati in ogni singola zona. Avete la possibilità di personalizzare i controlli, come vedete io poi ho inserito all'interno di ogni ingresso che ho creato un'immagine anche per avere un ricordo visivo, quindi una memoria rapida di quello che potrebbe essere il sensore che è andato in allarme o che ha generato un allarme. Eventualmente avete la possibilità di creare delle situazioni, quindi di sfruttare il sistema GPS del vostro dispositivo mobile per creare delle situazioni di memoria, e grazie a queste, nel momento in cui andate a gestire magari un controllo che potrebbe essere l'inserimento del vostro impianto, potete tranquillamente andare ad impostare quello che potrebbe essere l'evento che volete richiedere, quindi l'evento fuori casa, in questo caso che ho già creato, oppure gestire un nuovo evento, in questo caso creiamo un nuovo evento e andiamo, grazie alla geolocalizzazione, a dire al sistema che quando esco di casa e mi trovo a 100 metri dalla mia abitazione e sono in fase di uscita, il sistema mi ricorderà che devo inserire l'allarme. Quindi mi basterà successivamente cliccare poi su quella che è la mia situazione e automaticamente inserire l'allarme nel momento in cui dovessi dimenticarmi di farlo. Avete la sezione notifiche dove ricevete tutte quelle che sono le informazioni che corrono in centrale. E poi un menu abbastanza importante dove potete andare a fare delle modifiche del vostro impianto e quindi magari andare ad abilitare quelle che potrebbero essere le chiavi presenti nel sistema. Quindi nel momento in cui magari smarrite una chiave potete automaticamente disabilitarla direttamente dalla vostra applicazione. Potete disattivare quello che potrebbe essere un codice che date a un ospite, quindi nel momento in cui lo avvia per ragioni di sicurezza andate a disattivarlo e lo fate direttamente da quella che è l'applicazione. Potete abilitare l'installatore, quindi associare il vostro sistema a un installatore che poi remotamente a seguito di una vostra autorizzazione potrà collegarsi nel sistema ed eventualmente andare a gestire oppure a farvi dei controlli per eventuali anomalie che trovate durante il corso del funzionamento. Questo è un po' il tutto, la gestione del sistema 1068. L'applicazione ricordo che comunque sia è anche funzionale per i sistemi 1067, quindi eventualmente può essere gestita anche per le vecchie centrali. Torniamo alla nostra presentazione, forse ci siamo dilungati anche un pochino, era per farvi vedere la facilità di programmazione del sistema 1068 e quindi riportiamoci nel finale della nostra presentazione, dove lascio un attimino la parola a Luigi anche qui per presentare quello che è il kit in promozione sul volantino. Sì, anche in questo caso la centrale che abbiamo appena visto in tutti i dettagli, la DC68010,
è presente in promozione sul nostro volantino Promo Magazine sotto forma di kit 1068906. Questo kit, appunto, oltre a contenere la centrale, la tastiera, organo di comando necessario per la funzionalità della stessa, prevede un'interfaccia IP, Ethernet e Wi-Fi, il combinatore GSM con la sintesi vocale, due rivelatori doppia tecnologia con snodi e una sirena per esterno con la griglia di protezione. Il kit è 1068906. Anche questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premium antipresentata all'inizio del webinar e ha un costo di 402 euro più IVA. Con questo credo che abbiamo concluso. Chiedo a Marzio di intervenire magari per i saluti finali. Sì, grazie Luigi, siamo arrivati alla fine. Mi scuso se ci siamo dilungati un po', ma purtroppo le informazioni sono tante, ci farebbe piacere farvi vedere nel completo tutte le nostre applicazioni o magari una programmazione dall'A alla Z, ma purtroppo il tempo stringe e a disposizione abbiamo quest'oretta senza dilungarci troppo, quindi spero che sia stata una presentazione buona, che vi sia piaciuta, che sia stata utile per il vostro lavoro futuro, quindi che possa rendersi utile nel momento in cui avete delle proposte di impianti antintrusione. Quindi vi ringrazio di aver partecipato così numerosi nel nostro webinar, e spero che continuate a seguirci. Come vedete, il prossimo webinar si parlerà di smart home e sarà il 31 marzo alle 17:30, dove vedremo i vantaggi di Yogis con la funzionalità, con il focus sulla nuova funzionalità del controllo carichi, quindi uscirà un nuovo dispositivo per il controllo carichi della nostra abitazione. Vi ringrazio ancora vivamente a tutti per la partecipazione e ci vediamo prossimamente durante i nostri webinar. Grazie ancora, ringrazio Luigi per la collaborazione e auguro a tutti una buona serata. Arrivederci a tutti. Grazie a te e grazie a tutti. Buona serata.